La vittoria di Città Metropolitana con l'attribuzione dei 5 su 5 bandi costa è il risultato di una grande sinergia, la costruzione di una rete importante, fatta di professionalità, fatta di passione, fatta di determinazione, nella consapevolezza di una visione strategica per il quale la forestazione urbana è un elemento importante per contrastare i cambiamenti climatici e per fare in modo che la nostra città metropolitana, la nostra area metropolitana sia di esempio, punto di riferimento a livello nazionale ma anche europeo. Quindi la parola vincente è rete, messa in rete con le istituzioni, con le università, con tutti i soggetti portatori di competenze e conoscenza a cui lavoriamo da ben 2 anni, quindi ben prima che questi bandi ministeriali di importanza economica rilevante fossero una linea strategica adottata dal nostro governo. Questo vuol dire prendere a pieno mano la corresponsabilità come soggetti pubblici per contribuire a determinare azioni concrete, pratiche che ci permettono senza timore di rivolgersi anche ai cittadini, ai privati per fare in modo di essere corresponsabili nel cambiamento e nell'attuazione di politiche concrete per migliorare il luogo in cui viviamo da un punto di vista ambientale, ma offrendo anche significativi vantaggi anche dal punto di vista sociale. Benessere per le persone che si appropriano di un luogo in cui è piacevole vivere. Una sfida importante è stata vinta con l'attribuzione di 5 bandi su 5 del progetto Costa, però è importante dire che non siamo fermi, siamo di nuovo proiettati verso nuove sfide, stiamo per presentare altri 4 bandi, 4 progetti nel secondo bando Costa per un importo di circa 2 milioni, quindi raddoppiamo la cifra che ci è stata attribuita, lavorando verso una strategia concreta e di media lunga durata. Non ci si ferma e si guarda al futuro con grande determinazione.